Salve e bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi non so se voi avete notato, ma c'è un potpourri di fiori che si vedono anche nei tutorial come se nascessero così a primavera, di ogni tipo e di ogni genere. Io mi sono soffermata nei primi tutorial a creare la rosa con la tecnica irlandese. È la tipica margherita, come può essere questa, appunto puff ad esempio, però mi ha attratto in modo particolare, e dico veramente particolare, questo tipo di fiore. Perché? Perché ha un petalo, se voi lo notate bene e ve lo avvicino di più, un punto particolare che si chiama punto rococò, oppure punto colonnina, e viene eseguito con diverse varie tecniche: chi lo usa con un doppio uncinetto, chi lo usa con un uncinetto particolare che io purtroppo non dispongo, o chi lo usa tirando direttamente lavoro. Insomma, ci sono varie tecniche. Io ho cercato, ho sperimentato, ho provato, ho riprovato fino a che non ho trovato una soluzione attraverso un tutorial dove mostrava questa tecnica chiamata punto avvolto o bouillon stick, che in inglese non so cosa voglia dire, ma pare che sia un uncinetto, lingotto lavorato a uncinetto. Bouillon in francese poi vuol dire tutta un'altra cosa. Però io vi faccio notare il fiorellino, ma in modo particolare vorrei eseguire questo tutorial per mostrarvi come eseguire questo tipo di punto, punto rococò, che io chiamerò punto barocco, proprio per dargli un'altra denominazione, per essere diverso e più originale. Spero di riuscirci perché non è facile. Qui lo vedete in forma circolare, a forma di fiore, ma lo potete anche eseguire in forma lineare per creare diversi tipi di lavori che più vi piacciono e più riuscite a realizzare. Ho visto delle borse, borse fatte a questo punto, ho visto dei cappellini fatti con questo punto, ho visto delle copertine fatte con questo punto, vari lavori particolari perché mettono in risalto proprio questo tipo di punto. Quindi passerei al tutorial e vi mostrerei appunto come viene eseguito. Cercando di facilitare la presentazione, mi auguro nel modo più semplice possibile. Allora, io ho già iniziato qui a fare le mie 8 catenelle e dentro ho lavorato 16 punti bassi per poter lavorare in ogni punto che mi ritrovo questo famoso petalo appunto rococò, che io denominerò punto barocco. Mi piace così e ho cercato di darle una denominazione diversa apposta. Quindi vorrei ingrandire, se ci riuscissi, un po' di più il punto per farvi vedere proprio senza uscire dalla telecamera come eseguire questa lavorazione. È stato un po' difficile, ripeto, non è una cosa molto semplice, però si tratta di elaborare, come potete notare qua, dei punti che sono avvolti attorno a se stessi, tanto è vero che viene chiamato anche punto avvolto. Allora, io ho eseguito già questa parte di corolla che è piena di petali, eseguirò l'altra insieme a voi. E si mette innanzitutto e si avvolge l'uncinetto di un paio di giri, quelli che desideriamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Io li lascio sull'uncinetto. E ho cercato di darle questo numero, poi voi col vostro filato, con la vostra fantasia, come riuscite meglio a crearle, fate come vi viene meglio. Entro poi nel punto seguente al mio fiore, punto basso, e faccio un punto basso normale, tenendomi questi 8 anelli sul mio uncinetto. Dopodiché, cosa faccio?
Badate bene, cerco di lavorarli a uno senza gettare il filo, ma uscendo, facendogli uscire, anche tenendolo ben stretto, il primo punto davanti all'uncinetto, a uno dal proprio, dal mio stesso uncinetto. 1, 2, 3, non so se riuscite a vederlo bene, 3, 4, tenendo sempre il primo punto ben saldo in avanti, perché devo far scorrere gli altri. Mi doveva capitare adesso che saltasse. 3, 4, li faccio scendere giù. 4, 5, vedete come una sorta di V che si forma. 6, 7 e con l'ultimo 8. E io poi lo stringo un po' di più e faccio un punto per bloccarlo. Così ho formato una colonnina, non so se riuscite a vederla, ma lo ripeto insieme a voi fino alla fine del giro, non voglio annoiarvi, però voglio essere specifica nella creazione. Allora, avvolgo l'uncinetto un paio di volte, quanto desiderate voi per la grandezza o l'ampiezza che volete dare a questo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi vado sul punto di base sottostante, è quello seguente che io sto lavorando, e faccio un punto basso normale con i primi due punti. Dopodiché, quelli che rimangono sull'uncinetto, vedete, io ce li ho qua, forma al primo una forma dà una forma di V al primo. Quindi mi tengo saldo il primo punto e faccio saltare il seguente. Lo faccio passare sopra e lo porto un po' giù. Così faccio all'altro e lo porto un po' giù. Così faccio all'altro ancora, faccio passare sopra il primo punto. Se mi scappa salta tutto, pazienza. Si rifà. E così fino alla fine cerco di fare saltare questi punti l'uno all'altro, creando una sorta di colonnina. Ecco qua, guardate. Poi la blocco e la chiudo con un punto basso. Così. Cioè, mi sembra molto semplice questa lavorazione chiamata stick bouillon, bouillon stick, punto avvolto. Questa tecnica mi sembra la più semplice di quelle che ho visto nei vari tutorial e mi è piaciuta tanto, la volevo mostrare anche a voi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, io sono i punti, gli anelli che metto sul mio uncinetto, vado sul punto di base qui. Faccio un punto basso e lo chiudo. E non solo, non mi accontento, lo abbasso ancora di più. E poi mi prendo i punti con la mano e col pollice e l'indice, tengo fermo il mio primo punto e li faccio scorrere l'uno sopra l'altro, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 8 con l'ultimo ed è uscita una sorta di colonnina, guardatela così, colonnina. Non sarà perfettissima, non sarà molto bella, non sarà precisa come le persone che lo lavorano molto meravigliosamente meglio di me, però a me piace tanto. Io ho trovato questa tecnica, non ho l'uncinetto adatto, me ne dispiace per questo. Però, ripeto, ci ho voluto provare, è uscito così. Facciamo ancora un altro fiore, entro nel punto sottostante, faccio un punto basso e finisco qui il mio lavoro proprio iniziale. Dopodiché, gli altri che ho sull'anello, ripeto, guardate, li faccio scorrere col dito, li tengo fermi tra il pollice e l'indice e faccio scorrere l'uno sopra l'altro, tenendo fermo il primo, l'uno sopra l'altro. Allora,
Vediamo di non bloccarmi proprio adesso, eh? Così. E uno. È andato. Poi è due. È andato. È tre. Potete mettere il numero che desiderate per l'ampiezza che volete dare al punto che uscirà. 4, 5, 6, 7 e 8 con questo. È uscita un'altra colonnina. Allora, un'altra lo blocco. Lo blocco, c'è chi tira il filo da qui giù. E fa così, dandogli un margine per bloccarlo anche in questo modo, bloccandolo così, tirando un filo giù, da giù, così. Ve lo faccio rivedere. Dallo stesso punto prendo il filo e lo tiro su e chiudo per bloccare il punto stesso, così, con un punto bassissimo. C'è chi fa anche questo tipo di lavorazione. Io rifaccio il mio giro di anelli intorno all'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi faccio il mio punto basso nel punto seguente, questo, e sono abbastanza 7 perché il filato è anche grosso. Faccio il mio punto basso così e poi mollo il filo e mi tengo questi anelli ben stretti e li cerco di lavorare a uno, scavalcandoli così, in questo modo. E uno, tenendo fermo il primo, e due, e scende giù, e tre, e scende giù, e quattro, e scende giù, e cinque, e scende giù, e 6 e scende giù, e 7 e scende giù, e l'ultimo 8. Poi lo voglio bloccare, tiro il filo e lo blocco così. È uscita un'altra colonnina, così. Guardate. Guardate che grazioso, che punto particolare, che punto meraviglioso viene fuori da non credersi. A me piace tanto, usando questo filato poi le dà ancora maggiore risalto. Io ho finito il mio giro, chiudo col punto bassissimo all'inizio del primo petalo, diciamo così, e ho realizzato il fiore appunto barocco. Io lo chiamo punto barocco. Questo mi è sembrato abbastanza semplice la spiegazione. Io la ripeterei se voi vorreste vederla meglio, però mi sembra semplice e non è il caso rubarvi altro tempo. Ho fatto anche questo, guardate che meraviglioso, in azzurro. Poi l'ho fatto anche in arancio, dove si notano molto bene questi punti che vengono punti avvolti o punti stick bouillon, come vengono definiti nella loro tecnica, che vuol dire lingotto avvolto, listarelle a volte, hanno diverse denominazioni in lingua inglese secondo come viene interpretata. E quindi niente, più di tanto io non posso che esprimervi. Poi questo tipo e questo genere di punto, come ho detto prima, lo potete usare anche in forma lineare con un tot di catenelle, potete fare dei capellini, si può usare per elaborare delle borsette, delle pochette, e con la vostra fantasia, una volta che avete capito la tecnica come ve l'ho fatta notare io, è facile poi eseguire una serie di lavori. Quindi era un tutorial molto breve, questo mi sembra anche semplice, bello a vedersi e vi saluto e vi lascio così. Vi ringrazio per la vostra attenzione e quindi mi prometto di fare cose ancora più belle al prossimo tutorial e speciali, diciamo particolari, diverse. Perché a me piacciono le cose molto originali, diverse, insomma, ecco.
E vi ringrazio e vi saluto al prossimo tutorial. Grazie per la vostra compagnia, grazie per la vostra attenzione che mi rivolgete. Salve, arrivederci al prossimo. En crochet.